Buonasera e benvenuti alla serata di presentazione con il professor Igor Sibaldi. Questa sera è una serata molto, molto importante, uno perché è il ritorno per il terzo anno di questo grandissimo scrittore, di questo grandissimo professionista, e finisce con questa serata appunto gli incontri del mese di agosto, ce ne saranno altri a settembre. Finisce questo trittico cominciato venerdì con il maestro Helmut Libero e le costellazioni familiari, ieri la bellissima serata di presentazione dei segni e dell'analisi dei segni con Bragadini, il professor Bragadini, e questa sera la serata appunto con Igor Sibaldi. Igor Sibaldi presenterà, vediamo cosa presenterà. Noi abbiamo messo in primo piano appunto la trilogia di DVD, in questo caso sono DVD, di presentazione dell'esegesi, esegesi biblica in questo caso. La parola esegesi è una parola che a volte può essere malinterpretata, così. In realtà l'esegesi è una pratica appunto di critica, di appunto di critica, di ricerca della parola, di ricerca del testo e di analisi critica del testo. Un'altra parola si potrebbe usare, l'ecdotica, alcuni dicono così, in critica letteraria. In questo caso appunto l'esegesi biblica per Igor in questi tre DVD non è nient'altro che la ricerca dei testi sacri, nei testi sacri, di una nuova lettura, di una nuova visione, e sarà appunto Igor questa sera a deliziarci con le sue parole. Igor ha un modo veramente molto bello di presentare i suoi libri, di presentare le sue conferenze, e spero di avere la possibilità di seguire un ennesimo corso con Igor, ne stavamo parlando prima. Nel frattempo io vi lascio a una serata veramente, spero, indimenticabile, come sono poi dopo tutte quelle di Igor. Vi ringrazio e grazie ancora a tutti di essere qui, vedo facce che appunto sono state presenti in questi tre giorni, e vi lascio immediatamente la parola a Igor. Grazie per questa presentazione imbarazzante che mi ha fatto. Ha già detto tutto lui, l'importante. Io aggiungo delle piccole cose. So che devo presentare questo libro, cioè questo DVD. Ma prima, se permettete, pensavo di fare un'introduzione breve. Poi breve, il tempo va come va. Magari se vedete che viene tardi, segnalatelo in qualche modo. Poi parliamo del libro, del DVD, che è una bella forma, tra l'altro, questo il DVD, perché è un modo di parlare delle cose condensate. Mentre nel libro puoi spaziare tantissimo, nel DVD a un certo punto devi dire tutto quello che c'è. Poi vi racconto, se c'è tempo, come sono stati fatti, che è interessante e soprattutto divertente. Però prima volevo volevo raccontare cosa si intende per esegesi realmente. Allora, esegesi è un termine bello, che tutti a Milano pronunciavano esegesi, adesso però ha cambiato, che vuol dire far venire fuori. Ex vuol dire fuori, e egeiro vuol dire portare. Allora, portare fuori, c'è qualcosa che è nascosto dentro e bisogna tirarlo fuori. Dopo parliamo dei DVD. L'esegesi, in questo senso, può, con grandissimo vantaggio personale, essere praticata sempre. In sostanza consiste nel farsi domande. Domande. Attualmente, come sapete, è un periodo per l'Italia non brillante questo. Un paio di settimane fa ero stato in Svizzera per una cosa e mi ero fermato la mattina presto a bere un caffè a Lugano. Quando il cameriere croato si è accorto che io ero italiano, dalla parlata non dialettale,
mi ha guardato con uno sguardo indimenticabile, che praticamente significava: l'importante è la salute. Io sono rimasto di stucco, perché dico: ma perché mi guarda così? E questo di risposta mi ha detto: lo sai perché. Obiettivamente ci sono alcuni paesi della civiltà occidentale, e il nostro è uno di quelli, un altro sono gli Stati Uniti, che hanno una fase molto critica in questo periodo, molto critica. Avrete notato a distanza che ultimamente gli Stati Uniti tutto quello che fanno sbagliano, dal caso Strauss-Kahn alla politica assistenziale, tutto quello che fanno non funziona. E in qualche modo la natura gli sta dando dei segnali. Terremoto a Washington, no? Dice: cambiate strada, non è possibile così. Noi in Italia siamo dentro un sistema italiano. Quando una persona è dentro un sistema, non sa, non si accorge se quel sistema funziona o no. Per esempio, tu abiti a casa tua tranquillamente e l'arredamento ti sembra comodo e tranquillo. Vai via per un mese d'estate. Torni a casa dopo il mese, avrete notato che ti viene voglia di cambiare la posizione delle poltrone, o qualche mobile, o il coniuge, qualcosa che prima sembrava normale, però dopo le vacanze non sembra più normale. Questo capita spesso nei sistemi. È un teorema importante questo, si chiama la legge di incompletezza, il teorema di incompletezza, che l'ha fatto un tale che si chiamava Gödel, e ha rivoluzionato la matematica. Quando una persona è dentro un sistema, non capisce se il sistema funziona davvero, quando funziona, quando non funziona. Per poterlo capire bisogna uscire dal sistema. Altro esempio: noi parliamo italiano, ci sembra che questa lingua possa esprimere tranquillamente il nostro pensiero con precisione, e se non lo esprime ci sembra che noi dobbiamo conoscere questa lingua meglio, e la conosciamo magari perfettamente questa lingua, ci sembra di conoscerla e ci sembra di poter esprimere tutto quello che pensiamo in questa lingua. Ma se impariamo l'inglese bene, ci accorgiamo che l'inglese ha delle forme che l'italiano non ha. Alcune molto semplici, per esempio in inglese la parola it, esso, che noi non abbiamo più. E con questa parola si possono esprimere tantissime cose che in italiano non si possono esprimere. Tu conosci bene l'italiano se vieni fuori dall'italiano e lo guardi da fuori. Lo stesso l'inglese. L'inglese pensa di sapere benissimo la sua lingua, di poter esprimere tutte le cose in inglese quello che vuole. Quando impara il tedesco si accorge che il tedesco ha delle forme in più rispetto all'inglese, e vede che l'inglese può esprimere delle cose soltanto quelle, l'italiano può esprimere delle cose solamente quelle, e il tedesco a sua volta. Ogni lingua è ottusa a suo modo, e anche ogni stato è ottuso a suo modo. Noi siamo dentro un determinato stato e vediamo dal punto di vista italiano come vanno le cose. Siamo diventati italiani poco dopo la nascita, non alla nascita. Alla nascita eravamo liberi. Poi pian piano siamo diventati italiani. Non è gratis, eh? Non è gratis. Perché diventare italiano vuol dire non appartenere a una nazione, a un ideale, ma vuol dire che tu pensi alle cose diversamente da un francese, diversamente da un inglese, diversamente da un tedesco. E una volta che sei diventato italiano si fa una fatica terribile a non essere più italiano. Nel nostro mondo italiano, che si vede benissimo da fuori, sarà difficile da rintracciare, però vi consiglio, se riuscite a trovare una copia di Time, la rivista Time, che è una bella rivista americana, no? Leggerina, costa 4,50 euro, molto leggera, sembra fatta di carta velina,
non è come le nostre viste più pesanti, è molto leggera ed è scritta fitta, per cui c'è tantissime cose. Si chiama Time 100, cioè Time 100. Se guardate su internet alla voce Time, vedete che c'è una copertina con tante fotografie. Quella vi consiglierei di procurarvela e di leggerla, perché è una delle cose più utili che siano state pubblicate l'anno scorso in assoluto. Time 100 è una cosa che fa tutti gli anni Time. Tutti gli anni Time chiama la sua redazione, consulenti, collaboratori, eccetera, e chiede di scegliere 100 personaggi che nell'anno precedente hanno colpito l'immaginazione, non solo degli americani, di tutto il mondo. E poi c'è questo meccanismo che hanno loro come rivista prestigiosa, che è di intervistare i 100 dell'anno scorso o dell'anno prima su questi 100. Per cui tutta la rivista è fatta con un album di fotografie, tu sfogli, c'è la foto di questo tizio, c'è un articoletto. Per esempio c'è la foto di Cameron e c'è l'articolo di Schwarzenegger. C'è la foto di un benefattore di New York e c'è l'articolo di Obama. E così via. È interessantissimo da leggere perché sono tutti articoli di elogi, molto semplici. Capisci che sta parlando bene, per cui più o meno ti orienti, è un inglese semplicissimo, e vedi che cosa gli americani elogiano delle persone, e ti vengono i brividi, perché elogiano cose che per noi sono dei difetti terribili. Per esempio c'è un articolo di un politico di destra su un politico bravo di sinistra americano, giovane, e quell'autore è vecchio. E l'autore si complimenta col politico di sinistra e dice: vorrei darti un consiglio. L'importante nella vita politica, dice, è dire sempre quello che pensi. Tutti quanti ti odieranno, spesso, ma ti stimeranno perché sei stato sincero. Tu applica questo alla realtà italiana e vedi che è un altro mondo, ma proprio un altro mondo. Oppure viene data a una persona che ha scritto, c'è una bella foto di una signora con due tigri, due grosse tigri che abitano in casa con lei. E questa persona ha scritto un libro sul fatto che i genitori sono molto egoisti, ha colpito molto l'immaginazione e allora ha fatto questo articolo. E l'articolo su di lei dice: questa persona è urtante, questa persona ci colpisce le nostre certezze, però questa persona ci ha fatto partecipare a una sua lotta contro quello che tutti pensano, e di questo ne siamo eternamente grati. E tu leggi queste cose dall'Italia e dici: siamo in un altro mondo, è un altro sistema, perché l'Italia purtroppo in questo periodo, come sapete, sicuramente lo sapete, è un paese caratterizzato da due cose. Prima cosa, e l'avrete sentito tutti di sicuro, non c'è alternativa, giusto? Non c'è alternativa. E uno pensa che sia vero in Italia. Poi basta che superi Chiasso, basta che superi Ventimiglia, basta che superi Gorizia, ti accorgi che non è vero. Però qui è vero. Ma non è vero storicamente nella realtà italiana, è vero nella testa che non c'è alternativa. L'alternativa c'è se vuoi che ci sia. Seconda cosa, un conformismo in Italia che di anno in anno, 5 anni fa io non pensavo che potesse essere così terribile, e in realtà negli ultimi 5 anni non ha fatto altro che peggiorare. A voi hanno fatto male mai i ginocchi? Le ginocchia avevano mai fatto male? Le ginocchia. Quest'anno ho avuto un dolore alle ginocchia fortissimo quest'estate. E non riuscivo a capire perché, perché non soffro di artrite, non soffro di artrosi, non c'erano problemi reumatici, lo so per certo, ho fatto gli esami prima, e c'era questo dolore fortissimo alle ginocchia. Poi ho scoperto perché. Sono entrato il giorno prima che cominciasse il dolore alle ginocchia, sono entrato in una libreria di un caro amico a Milano. Una libreria.
quest'anno ho avuto un dolore alle ginocchia fortissimo quest'estate e non riuscivo a capire perché non soffro di artrite, non soffro di artrosi, non c'erano problemi reumatici, lo so per certo, ho fatto gli esami prima, e c'era questo dolore fortissimo alle ginocchia. Poi ho scoperto perché. Sono entrato il giorno prima che cominciasse il dolore alle ginocchia. Sono entrato in una libreria di un caro amico a Milano, una libreria che è specializzata in cose spirituali, ma non spirituali cristiane, spirituali ecumeniche. E ho visto i titoli che c'erano. C'erano anche i miei, per cui la cosa era più grave, perché se fosse stata una libreria estranea, non so, per esempio Edizioni Paoline, dove io non ci sono, come eretico io non ci sono, no? Allora entro lì e dico: questi qua non mi piacciono, vengo via, non è un problema. Ma lì io c'ero dentro, in quella libreria, c'erano anche i miei libri in vetrina e ho visto i libri che c'erano. Dunque, una ventina d'anni fa io facevo il professore di letteratura russa, ero un filologo, anche adesso sono un filologo, adesso molto più di prima, però allora ero specializzato nell'area russa. Poi non mi piaceva perché mi sembravano troppo noiosi questi professori, allora sono venuto via e mi sono cominciato a interessare delle letterature antiche, che erano la mia vera passione, ma non lo sapevo prima di allora, me ne sono accorto dopo. Letteratura greca antica e soprattutto letteratura semitica antica. Incominciando a studiare questi testi antichi, cioè il Vangelo e la Bibbia, però non tradotti nell'originale, che sono molto diversi, molto molto diversi, dopo ne parliamo, si imparano tante cose e soprattutto si sviluppano tantissime curiosità. Allora, una curiosità era la psicologia, un'altra curiosità era la religione, un'altra curiosità era la cosiddetta spiritualità, che a quel tempo si chiamava New Age. Forse qualcuno se lo ricorda di quando si parlava della New Age, no? Ecco, in tutto il mondo la New Age è sempre stata considerata, poi si chiama altrove, in un altro modo si chiama in altri posti, però in Italia si chiama New Age, una area culturale di estrema sinistra, rivoluzionaria. Cioè una parte della cultura che pone problemi che non hanno ancora soluzioni, pone domande da trovare, bisogna trovare la risposta, non c'è già pronta. E ho cominciato a interessarmi di quest'area qui, angeli e angelologia, spiriti guida e psicologia. Spiriti guida suona male, perché uno pensa saranno spiriti, fantasmi. In realtà sono parti della nostra mente che noi non usiamo. E lì è cominciata tutta un'altra vita. E mi interessava moltissimo. E pensavo, muovendomi in questo mondo, di essere in un territorio non conformista, in cui certe questioni che nelle grandi religioni vengono risolte da un dogma, lì invece rimangono in sospeso e si può spaziare e cercare cose nuove senza la volontà di trovarle le cose nuove, di formare altre religioni, ma sviluppare il pensiero, non fermarlo. Il dogma di solito ferma il pensiero, invece si può, cioè è interessante. Per esempio, gli angeli hanno le ali, è quasi un dogma della spiritualità, che allora si chiamava così. La domanda è: perché gli angeli hanno le ali? E ti accorgi che tu hai sempre saputo che gli angeli hanno le ali, ma non hai mai saputo perché. Perché l'uomo si sa che è l'animale più evoluto di tutti e si sa che gli angeli sono sopra l'uomo. Perché gli angeli sono ibridi con le colombe? Perché quelli sopra di noi, cioè gli angeli, sono ibridati con animali, metà uomini, metà animali? Perché gli evangelisti
hanno come ispiratori, lo sapete, no? Il toro, l'aquila, l'agnello, se non sbaglio. Il leone, altro che l'agnello, il leone, e un angelo con le ali. Come mai? Perché gli animali insegnano? Perché si dice nell'Apocalisse che Gesù è l'agnello? Perché lo spirito è raffigurato come colomba? Ecco, nella religione queste cose non hanno risposta. Sono così e sto. Se lo chiedi a un prete, il prete non lo sa. La spiritualità dovrebbe essere quella che c'è là, in quell'angolo lì dietro, e in tante librerie, che si chiamava New Age, adesso non si chiama più in nessun modo. La spiritualità dovrebbe essere quell'area in cui si fanno le domande e si cercano le risposte. Attualmente non è più così, purtroppo. E infatti, uscendo da quella libreria, ero talmente scosso dal fatto di come va l'editoria spirituale in questo periodo e del fatto che io c'ero dentro, la voglia di scappare, la voglia di dare un calcio, trattenuta, è diventato un dolore alle ginocchia che facevo le scale e praticamente pensavo che bello se avessi avuto un bastone. Perché attualmente in Italia anche la spiritualità, questa bella area, è diventata estremamente conformista. A cosa serve in Italia la spiritualità attualmente nella grande maggioranza dei titoli? Serve a questo, a dirti: stai buono, stai tranquillo, va tutto bene così, non porti problemi, non farti domande, accetta, tu sei perfetto così come sei, continua a essere così, non darmi fastidio e soprattutto non dare fastidio alle persone che comandano. Sembra la spiritualità di Berlusconi, che dice che non c'è la crisi. Sembra quella lì. E beh, sono rimasto, proprio il luglio scorso, un mese fa, sono rimasto colpitissimo, dicendo: e adesso io che faccio quest'anno? Cioè, come faccio a pormi rispetto a queste persone che frequentavo? Perché a questo punto anche quest'area di non conformismo si è persa. Non ho ancora risolto il problema. Non lo so, scoprirò cosa fare. In ogni caso, il modo migliore in questo periodo di allargare il proprio orizzonte, più del sistema che si ha intorno, il modo migliore, più vantaggioso, vantaggioso in senso anche economico, e soprattutto in senso di salute fisica, di benessere fisico, il modo migliore per non essere conformisti è semplicissimo ed è porsi domande, fare esegesi. Se cominciate a farlo, vi accorgete che nessuno lo sta facendo. Nessuno. La stragrande maggioranza delle persone con cui potete parlare in questo periodo non fanno interrogativi a parte il come stai. Come stai? Poi ti ascoltano un po', poi dicono come stanno loro. Non è interessante la parte in cui ti ascoltano. Loro aspettano che tu hai finito per cominciare. Non gli interessa la domanda. Dopodiché si lamentano o si vantano. Domande in questo periodo non ce ne sono. Non è che in Italia non c'è alternativa. Non ci sono domande. Non solo in Italia. La domanda è gratis. Nessuno viene a vedere le domande che ti fai nella testa. Nessuno può seguirti delle meravigliose scoperte che tu cominci a fare quando cominci a fare domande. Cioè a fare esegesi. Ma non esegesi ai testi sacri, come in questi DVD, esegesi la realtà. Non è importante trovare le risposte. Questa è la bella notizia. L'importante è farsi domande. Perché? Perché se ti fai domande serie, poi vediamo come si fa,
le risposte arrivano da sole. Se tu fai domande coraggiose, tu dentro cambi e le cose che prima non sapevi ti accorgi che le sai, ma non sei il tu di prima che le sa, sei un tu nuovo. È la bellezza di farsi domande. Più domande ti fai, più cambi. Ma non è che la persona che diventi dopo è un bambino appena nato che deve imparare le cose. Tutt'altro, se tu cominci a fare domande sul serio, la persona che diventi dopo ne sa molto più di te. E in qualche modo mi sono accorto, questo vi chiedo di crederlo sulla parola, poi di verificarlo personalmente, quanto più ti fai domande, tanto più tutto ti aiuta, perché te le fa trovare le risposte. Come dice il Vangelo, no? In un passo che uno prende alla leggera, che invece è importantissimo, chi cerca trova. Cosa vuol dire chi cerca trova? Vuol dire che chi non cerca non trova. Vuol dire questo. Se tu non cerchi, non trovi. E questo qui è un brano che gli evangelisti hanno preso da un filosofo greco che a me piace molto, che si chiama Eraclito. Eraclito dice: nella natura del mondo la verità ama nascondersi. Gli piace nascondersi. Ma non per celarsi per sempre, solo perché vuole che tu la cerchi. È una cosa che sanno i bambini e i gatti benissimo. Sapete come si fa a giocare con i gatti, no? Prima di tutto, quando si incontra un gatto, ti presenti. Cioè, gli fai, ti fai annusare. Il gatto esige che tu ti presenti. Non puoi fare una carezza subito al gatto. Devi prima farsi fare sentire l'odore. Devi fare sentire l'odore, il gatto sente l'odore, capisce che tu sei una persona educata, allora si fa anche accarezzare. Quando avete conversato un po' con le carezze, perché il gatto parla, no? Con le carezze, puoi cominciare a giocare. E per giocare si fa così, no? Sapete, il gatto si fa così. No? I dilettanti fanno... Il gatto capisce il dilettante. Invece si fa così, per giocare col gatto sul serio, si fa in questo modo, no? Tu fai così. Cioè, quando il gatto non guarda, spunta il dito. Il gatto vede e ha visto qualcosa. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire una cosa che si chiama in psicologia italiana il bubu settete. No? Non so se lo sapete. Che è questo. La verità si nasconde. Allora, la cosa migliore, nascondino, no? Quello che usiamo noi da piccolo, la cosa migliore per sviluppare l'intelligenza è vedere cosa c'è nascosto. Quello che è nascosto ti fa il segnale, poi appena tu guardi scompare. Questo è Eraclito che intendeva dire: la verità ama nascondersi perché tu la cerchi. Tra parentesi, Eraclito questa cosa qui l'ha presa dagli indiani, perché è una cosa indiana antica. Comunque poi da Eraclito poi rimbalza sul Vangelo e rimbalza sul gatto e arriva a noi. Se tu riesci a porti domande, la verità, qualunque cosa essa sia, è interessata da te. Dice: guarda un tipo intelligente, e comincia a prendersi cura di te, e comincia a farti spuntare fuori di dimmi in un sacco di posti, per poi far venire fuori tutta la mano. Cosa che i bambini ridono tantissimo, quando mi fai così, oh, no? E anche gli uomini. Perché in qualche modo dici, guarda, dice qualcosa, oh, così. Le risposte le trovi crescendo, l'importante è porsi le domande. Quali domande? Allora, la domanda, l'unica domanda che attualmente in Italia viene posta dalle persone che conoscete e dalle persone che vedete per televisione o di cui sentite parlare,
che viene posta e viene presa in considerazione e trova risposte è una sola. Ed è la domanda: chi? Allora, la domanda, l'unica domanda che attualmente in Italia viene posta dalle persone che conoscete e dalle persone che vedete per televisione o di cui siete parlare, che viene posta e viene presa in considerazione e trova risposte, è una sola. Ed è la domanda: chi? Chi? Una mia conoscente ha fatto una rivista qualche anno fa, a Giacobini, no? E ha fatto una rivista geniale. È una persona che ha delle capacità di veggenza notevole, eh? È una che ha delle, sembra normale, però in realtà, per esempio, nella sua redazione si parlava di lei senza nominare il nome, cioè parlando della direttrice si diceva lei. C'era come una mistica, no, intorno a questa, aveva tutte le sue abitudini, le sue credenze, e la stimavano come una sacerdotessa, anche perché faceva guadagnare un sacco di soldi alla Mondadori, perché ha inventato questa rivista che ha venduto fin dal primo numero 500.000 copie. Adesso non so come vada, però quel tempo è stato un botto fortissimo, e l'ha chiamata nel modo più intelligente possibile, con l'unica domanda che in Italia ha senso: chi? Non so se vi siete accorti che in Italia l'importante è chi. Chi è questo? Di chi è amico questo? E questa è l'unica domanda che vi consiglio di non fare, perché non porta da nessuna parte. La domanda importante da porsi contro chi è cosa. Chi è questo tizio? Come, chi è questo tizio? Questo tizio è questo qua. Non lo conosci, allora non sai chi è, eccetera. L'Italia va avanti così. Se tu chiedi, d'accordo, ma cosa ha fatto questo tizio? Immediatamente si verificano delle barriere perché tu sei escluso dalla conversazione. Perché non è questo che importa. L'importante è chi, il potere che ha queste persone. Cosa è una bella domanda, molto bella. Cosa ha fatto, cosa è, cosa significa? Il campo che si apre è vastissimo. Per esempio, le parole. Cosa vuol dire? Facciamo un po' di esegesi dell'italiano. Allora, prendiamo una parola che conoscete tutti. La parola matrimonio. Matrimonio. Domanda: chi? Risposta: papà e mamma. Oppure io. No? Oppure tu. No? Matrimonio, chi questo? Che cosa significa? Che cosa significa? Non lo so. Che cosa vuol dire la parola matrimonio? Che rapporti ha la parola matrimonio con la parola patrimonio? O con la parola mercimonio? Perché sono parole così simili? Non lo so. Perché non lo so? Perché non me l'hanno mai spiegato. È una cosa che mi riguarda personalmente, perché come sapete, questo è una, forse non lo sapete, però ve lo dico, a un certo punto, tra le varie attività che ho svolto col passare del tempo, dovevo scrivere un libro che si chiamava Libro sugli Angeli, Libro degli Angeli, che era una tecnica egizia di analisi della personalità, e volevo vedere se questa tecnica egizia funzionava per capire come era fatta la mente di una persona. Siccome io non sono medico e quindi non potevo contare sull'ospedale, avevo stabilito tra me e me che mi servivano almeno 5.000 casi analizzati per poter scrivere quel libro, e ho cominciato. Tanto di tempo ce n'era, quando uno fa la filologia di tempo ce n'è sempre tantissimo.
sociologi sono quelli più longevi di tutti, vivono fino a 100, 110 anni. Perché? Perché ogni libro che scrivono gli costa 20, 30 anni, no? Di solito. E quindi ho raccolto questi 5.000 casi. Ci ho messo 11 anni, e nel frattempo, applicando queste tecniche di analisi della personalità, facevo un po' lo psicanalista, ho avuto contatti con tutti i tipi di dolori che potete immaginare, perché erano istituti di ricerca, centri di psicologia, ospedali e così via, no? E mi sono accorto che tra le cause di dolore più diffuse nel mondo, del matrimonio è la prima in assoluto. Uno dice, sì, c'è anche la lebbra, d'accordo, la lebbra però colpisce alcune regioni e alcune persone, noi la lebbra l'abbiamo mai avuta. C'è anche il terremoto, ma il terremoto capita ogni X anni, certe generazioni passano senza aver mai visto un terremoto. Il matrimonio invece ce lo becchiamo tutti, perché o si sono sposati i genitori o ci siamo sposati noi, giusto? O si sposano insensatamente i ragazzi. Nel matrimonio cosa avviene? Una situazione stranamente naturale. Non si sa perché due persone si uniscono nel loro destino promettendo di unirsi in futuro. Una persona dice, ma perché lo fanno questo? E non c'è nessun particolare motivo, c'è una causa. Perché l'hanno fatto i genitori? E i genitori perché l'hanno fatto? Perché l'hanno fatto i nonni. E i nonni perché? Perché l'hanno fatto i bisnonni, e così via in assoluto. Dice, ma perché al futuro, perché ci si sposa? Ci si sposa perché così quando non ci si ama più si fa più fatica a staccarsi. Allora non è una cosa interessante. Vuol dire, se non ti ami più devi restare attaccato, è meglio non sposarsi. E gli americani dicono, per esempio, ci si sposa perché dopo il matrimonio si possono risolvere in due dei problemi che se restavi da solo non avresti mai avuto. È vero. E lui dice, d'accordo, ci riguarda tutti questa roba. Ma cosa vuol dire matrimonio? La cosa terribile è che nessuno lo sa. Non conosco una persona, non ho mai incontrato una persona che sapesse cosa vuol dire matrimonio. Matrimonio vuol dire questo. Poi ti informi, no? Guardi su internet, fai matrimonio etimo. Basta che scrivi matrimonio etimo e viene fuori l'etimologia della parola. Hai 18 milioni di spiegazioni, scegli una, va bene, tutto uguale. Matrimonio, monio, vuol dire un'azione che trasforma in. Per esempio, patrimonio, cos'è il patrimonio? È una cosa che trasforma un uomo in un capo famiglia. Cosa sono? I soldi. Uno è un capo famiglia se ha un patrimonio. Mercimonio, che cos'è? È una cosa che trasforma un oggetto in una merce che si può vendere. Patrimonio, che cos'è? È una cosa che trasforma una donna in una mamma. E uno dice, ah sì, non lo sapevo. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire, primo, tu ti sposi per avere figli, cara la mia amica, ti sposi per avere figli, non per altri motivi. Ma io posso anche fuori? No. Perché all'interno della nostra società, per poter essere una madre a tutti gli effetti, devi essere vincolata a un uomo solo. Porca miseria. Se l'avessi saputo. Era questo? Sì. Quindi io come maschio, non potendo diventare madre, ero complice di questa cosa qua. Cosa? Chi siamo a posto? Cosa pone problemi? Un'altra parola, per esempio, importante per tutti noi, per esempio, è amore, no? Importante amore. Chi, prendi chi e guardi chi.
no? Leggendo chi, vedi tutti quelli sono innamorati di questo e di quest'altro. Se ti chiedi che cosa vuol dire questa parola, già sei nei guai perché non lo sai. Dice, questo non me l'aspettavo. E come? Avrò detto ti amo un sacco di gente e non so cosa vuol dire. Trovatemi uno che lo sappia. Avevo cominciato a fare questa domanda nelle mie conferenze 3 anni fa, mi ricordo, ed ero a Treviso. E dico, voi sapete la differenza tra amare e voler bene? E tutti qua hanno detto, no, non lo so. E una signora alza la mano e dice, io la so. E dico, ci dica. E lei dice, dunque, voler bene è voler bene. E su questo siamo d'accordo. Amare è quando vuoi bene ti aspetti qualcosa in cambio. E gli altri hanno protestato dicendo, no, c'è l'amore disinteressato. Ah, dice lei, è vero, c'è l'amore disinteressato. Non so se sapete cosa vuol dire amare. Sapete cosa vuol dire amare? C'è la differenza tra amare e voler bene, voi la conoscete? Io non la sapevo. Allora, dal punto di vista linguistico, strettamente linguistico, se un inglese dice I love you, non sta dicendo io ti amo, è un'altra cosa. Per esempio, il papà può dire alla figlia I love you dear. Se il papà in Italia dice alla figlia io ti amo cara, la figlia comincia a pensarci su, dice cioè in che senso? No? Il prete può dire al fedele I love you, no? Al ragazzino che va alla confessione. Se in Italia un prete dice al ragazzino in confessione io ti amo, il ragazzino chiama 113 a questo punto. Perché vuol dire un'altra cosa. Allora, la parola amore, filologicamente, deriva da tanto lontano, deriva dall'indiano, e ha come radice originaria la parola Kama, da cui Kama Sutra. No? Nel passare dall'indiano all'europeo, tutte le parole che cominciano con la K perdono la K. Per esempio, armonia in indiano è karma. Karma. Che diventa armonia in greco e poi in latino. A volte il latino la riprende, per esempio, quello che armonia in greco diventa carmen in latino, però è sempre karma. E in greco, cioè in latino, in indiano, in sanscrito, karma vuol dire fare, fare. Armonia vuol dire una cosa ben fatta e carmen vuol dire una cosa che io ho fatto. E che mi permette, tra l'altro, siccome Carmen è un termine magico, mi permette di farti, cioè se io ti intorto con questo Carmen, no? Perché ti faccio un incantamento con la mia poesia. Questo è il senso di Carmen, no? Il senso magico. Ecco, amore viene da lì. Kama in sanscrito vuol dire desiderio sessuale. Desiderio è proprio quello che ti mordi le labbra guardando fisso la persona interessata. Allora, amore in italiano vuol dire vincolo basato sulla univocità sessuale. Vuol dire questo in italiano. Io ti amo vuol dire io faccio l'amore con te e basta. O comunque dico così. No? Tu mi ami in italiano vuol dire anche tu. Sì, perché se no sono triste. Se chiedi a uno che si sta suicidando per amore cosa vuol dire la parola amore, quello poi non si spara più. Perché ci pensa e dice non lo so, mi sparerei, però te vorrei sapere perché. E se sa che poi questo è il significato, dice ah cavolo, è quello. Interessante che in inglese love vuol dire il contrario. Love viene, love, la parola love e la parola leave, lasciare, sono la stessa parola, uguale, cambia solo un po' la vocalizzazione. E viene dal latino,
lubere, che vuol dire love, io ti lascio fare tutto quello che vuoi. Per cui il prete che dice al ragazzino I love you vuol dire, caro amico, qui sentiti come a casa tua, puoi fare tutto quello che vuoi perché io ho per te un certo tipo di affetto. Uguale, cambia solo un po' la vocalizzazione e viene dal latino lubere, che vuol dire love, io ti lascio fare tutto quello che vuoi. Per cui il prete che dice al ragazzino I love you vuol dire, caro amico, qui sentiti come a casa tua, puoi fare tutto quello che vuoi perché io ho per te un certo tipo di affetto. In italiano non è la stessa cosa. Se tu cominci a porti il che cosa, ti accorgi di una cosa strana, che le parole che sono un po' le tue mani nel mondo non le conosci e cominci a fare esegesi e cominci ad accorgerti che le parole hanno un loro potere, che se le sai bene stringi forte il mondo, lo scopri. Se non le conosci non stringi niente, come se cercassi di afferrare qualcosa con le dita chiuse. E ti accorgi soprattutto che le persone intorno a te parlano e non sanno di cosa stanno parlando, perché non conoscono le parole che usano. Di cosa parlano? Che cosa, la domanda? Se tu cominci a porti la domanda che cosa, ti accorgi che intorno a te le persone non sanno di che cosa parlano, che cosa hanno davanti e che cosa stanno facendo. Ti senti solo come un cane all'inizio. Poi incontri qualcun altro che ti fa la stessa domanda e lì vengono fuori le grandi amicizie, che nessuno può capire. E ti dici, ma bello però il mondo, che è pieno di scoperte. Interessante che io ho X anni, non ho mai fatto sta cosa, tutto un tratto comincio a farla, mi sembra di averne 5, 6, di essere proprio all'inizio. È vero, c'è anche questo vantaggio. Di colpo, ci sono alcune controindicazioni. Allora, la seconda, dopo vi spiego qua. La prima domanda è che cosa? Lasciate perdere chi? Chi? La cosa meno importante di tutto. Che cosa? L'altra domanda è perché? Perché? Perché in italiano vuol dire due cose. Vuol dire per quale causa e a quale scopo. Uno dice uguale. No, è molto diverso. Con la prima domanda, a quale causa, tutto riceve una sua giustificazione. Perché nella vita non sei riuscito a guadagnare più di tanto? Pronti? Allora, mia mamma non mi ha voluto bene. Il papà era sempre assente. Ho incontrato quegli insegnanti quelli lì. Ho fatto che... poi, prendiamo mio marito. E questo... E per forza, quindi è chiaro. Perché devi pagare le tasse? Come perché? Perché è stata fatta X anni fa, X mesi fa, eccetera, una legge che dice questo. Questo sono tutti perché al passato, no? Con quelli giustifichi tutto. Perché si fanno le guerre? Perché sono sempre fatte. Che domanda? Se per esempio, non so, 15 anni fa avrei chiesto perché si fa il servizio militare? Risposta, perché è sempre fatto. Allora bisogna farlo. Con il perché al passato giustifichi tutto. Provate a usare l'altro. Se provate a usare l'altro, diventate pericolosissimi. Il termine anarchico diventa un eufemismo per definirvi. La gente comincia a guardarvi, la portinaia quando uscite di casa dice quello lì è una persona,
perché ha capito che diventate un potenziale strumento di cambiamento. Con che cosa? Hai letto Bakunin? Hai letto Kropotkin? No. Ho solo cominciato a chiedermi perché al futuro. Per esempio, perché esiste lo Stato italiano? Perché c'è lo Stato italiano? Uno dice, come perché? Lo sanno tutti. Perché Garibaldi nel 1960 ha fatto questo e quest'altro, si è messo d'accordo con Vittorio Emanuele, poi è entrata la guerra, poi ha fatto questo e quest'altro, la prima guerra mondiale e tutto, poi ha fatto la Repubblica. E va bene. Quindi, se tu vieni chiamato a fare servizio militare per lo Stato italiano, e cosa che può succedere, no? Ogni tanto si dice che in Afghanistan è morto qualcuno, tutti quanti si stupiscono, no? Che è morto qualche soldato italiano in Afghanistan, e che vuoi che facesse? Cioè, è un soldato in guerra e come minimo muore. Se gli chiama qualcosa di storto, muore. Ecco, perché è morto quello lì? Perché è un soldato. Di cosa? Dell'Italia. E cos'è l'Italia? Perché c'è? Perché c'è il re e tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Il passato della tua vita è gigantesco, enorme. Tu sei piccolo così, il tuo futuro è niente, non conta niente, è un granello di sabbia. Tutto il tuo passato stabilisce questo. Purtroppo bisogna dire, alcune religioni, tra cui la nostra, il cristianesimo, gioca sul senso di colpa. Cos'è il senso di colpa? Peccato originale. Tu nasci col peccato originale, quindi parti già con lo svantaggio. Perché? Perché hai presente Adamo? Sì, da lì nel passato continua, eccetera, eccetera. Cioè col passato, pensate che roba. Cioè il passato di un tizio che chissà chi era, tu te lo ritrovi e ti determina la tua vita attuale, la tua possibilità di riuscire o di non riuscire. Poi nella vita normale diventa senso di colpa. Senso di colpa che cos'è? Sicuramente lo conoscete, il senso di colpa. Non è il rimorso, eh? Il rimorso è, tu dai un calcio a un tizio, il giorno dopo ti spiace. Giusto? Questo va bene. Ci mancherebbe altro, se no sei un criminale, oppure sei un compulsivo che mangia dare calci a tutti. Però se tu dai un calcio a uno e il giorno dopo ti spiace, vuol dire che hai un giusto rimorso. Questo non è il senso di colpa. Il senso di colpa è quando tu ti senti in colpa indipendentemente da quello che hai fatto. Un bambino di 4 anni può avere un senso di colpa fortissimo, che è assorbito dai genitori. Lui non ha fatto niente, i genitori non hanno fatto niente di grave. Il senso di colpa è il sentire che il passato è potentissimo su di te e ti blocca in qualche modo. Purtroppo le religioni ci giocano, perché sanno che è una malattia molto diffusa, il senso di colpa. Il senso di colpa nella pratica si manifesta quando tu puoi riuscire in qualcosa e non riesci. Tu sei più intelligente del tuo collega, ma il tuo collega fa strada e tu no. Perché? Perché tu hai senso di colpa più di lui. E senso di colpa perché ce l'hai? Perché sei più intelligente, sei più sensibile, lo senti di più, sei più contagiabile da questa cosa. Da cosa dipende il senso di colpa? Da un'atmosfera culturale in cui il passato è più importante del futuro. Chi ti impedisce di cambiare questa cosa? Invece di trovare il perché al passato, prova a chiederti il perché al futuro, senza dirlo, se lo dite vi mettono in galera prima o poi, senza dirlo, per conto tuo, prova a chiederti perché c'è lo Stato italiano al futuro, a che scopo c'è, prova a pensarci, non ne trovi uno di scopo. Tutti gli stati sono così? No. Per esempio, Israele non è così.
Israele ha il suo futuro. Giusto o sbagliato che sia, sbagliato, io sono di origine ebraica, però è sbagliato Israele, perché pensano che la terra promessa sia un posto nel mondo. Non è un posto nel mondo, è un posto nel cuore. Se pensi, cioè, è chiaro che se tu dici qui c'è parcheggiato uno, voglio parcheggiarci io, perché è chiaro che viene fuori dei problemi, perché tu hai un'idea del parcheggio che non è quella reale, e lì ha problemi di questo tipo, cioè stanno spostando persone che sono già che loro queste idee. Ma non è che ha torto quelle persone lì, ha torto l'ebreo che pensa che la terra promessa sia un posto. Il posto è nel cuore, è una ricerca che deve avvenire, cioè la terra promessa è quando diventi veramente te stesso. Questo nessuno, se ci fosse qua, se qualcuno di voi fosse ebreo, gli chiedo scusa in anticipo, perché di solito si arrabbiano tantissimo su questa cosa. Credo che per fortuna nessuno. Lo so. Perché? Al passato? Ecco. Grazie. Questo è stato Israele. L'abbiamo sentito. Praticamente lui dice, cioè c'è una mistica israeliana, no? Non ebraica, israeliana. Mistica israeliana che dice, al passato c'era la terra promessa qua, e al futuro deve realizzarsi. O ha ragione o ha torto, è uno stato che ha uno scopo, no? Bravi. L'America, quando è nata, gli Stati Uniti, ce l'avevano lo scopo, porca di una miseria. Se leggete la Costituzione americana, non tutta, basta l'emendamento sulla felicità, dice questo emendamento dice, noi riteniamo autoevidente che ognuno è libero di cercare la propria felicità come gli pare a lui, purché non dia fastidio agli altri che la stanno cercando. Uno dice, dove ci si scrive qua? Non si può essere americano, però se vieni vediamo quanti soldi hai e tutto. Tra parentesi, qual è il primo articolo della Costituzione italiana? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Non è spiegato di chi, la butta lì. Che tra l'altro anche questa sedia è fondata sul lavoro, anche questo libro è fondato sul lavoro. È difficile dire una cosa fondata sul lavoro, cioè, anche quel lago lì è fondato sul lavoro. È molto più precisa la definizione. Comunque quello è uno stato con un futuro. Il nostro stato italiano, se tu provi a chiederti perché c'è, la risposta non la trovi subito, la trovi dopo un po' e non sei contento per niente, perché non capisci perché ci sia. Poi cominci a considerare l'idea che questo stato, perché si chiama stato? Stato, cosa vuol dire stato? Dice, non lo so, porca miseria, amore non sai cosa vuol dire, matrimonio non sai cosa vuol dire, stato non sai cosa vuol dire, siamo messi bene. Ti possono fare quello che vogliono le persone, ti portano in giro come prestigiatori questi, ti dicono che una cosa è lì, dice non so cos'è, e comunque è lì. Stato è il participio passato del verbo essere, è stato, c'è stato prima, quindi c'è anche adesso. Ti basta? No. Come mai? Perché voglio sapere perché ci sarà in futuro. Te lo domandi e vedi che di ragioni ce ne sono molto poche. La ragione principale, l'unica in fondo per cui esiste il suono italiano, qualcuno di voi l'aveva già intuita, è per prenderti dei soldi periodicamente a te. Non c'è altro scopo. Trovamene un altro
dice per far cioè lo stato italiano esiste perché tu sia più sano degli altri. Io abito a Milano, vi garantisco che non è vero. Non è vero. Perché tu sia più contento degli altri. Ma dove? Perché tu sia più ricco degli altri. No. Perché tu sia più giusto degli altri. Ma neanche per idea. Non si può costruire uno Stato sul massacro di metà Stato del meridione. Non è così. Cioè, lo Stato italiano esiste perché tu sia più sano degli altri. Io abito a Milano, vi garantisco che non è vero. Non è vero. Perché tu sia più contento degli altri. Ma dove? Perché tu sia più ricco degli altri. No. Perché tu sia più giusto degli altri. Ma neanche per idea. Non si può costruire uno Stato sul massacro di metà Stato del meridione. Non è così. E a questo punto, cominciando a farti domande, il cosa e il perché, da solo, senza maestri, senza chiedere a nessuno, ti accorgi che dentro di te c'è una potenzialità che all'inizio si presenta come disobbedienza. Non ho voglia di obbedire a questa roba, però devo. Continua pure, perché sennò vai nei guai. Però quella parte dentro di te diventa interessantissima col passare del tempo e cominci a fare domande su un sacco di cose. Quali sono le controindicazioni? Innanzitutto, dopo un po' di domande, tu sei cambiato. Puoi far finta di niente per qualche settimana. Però un giorno apri il guardaroba e dici chi ha comprato questa roba. Chi ha mai messo questa roba che c'è nel mio guardaroba? Io? Quando? Dalle foto risulta che l'ho messa io. Ma non è possibile che abbia messo questa roba. Non mi somiglia. Poi guardi il guardaroba e dici anche l'armadio non mi somiglia per niente. E già la spesa aumenta. Perché cominci, devi per forza comprarti abiti diversi. Poi quando vedi l'armadio, devi comprarti un armadio diverso. Il colore delle pareti non ti piace più. E qui diventa impegnativa la cosa. I mobili dell'IKEA che hai preso non ti piacciono più. Il coniuge che dicevo prima comincia a suscitarti gli interrogativi. Cosa c'entra con me questa persona? Naturalmente i coniugi in tutto questo ragionamento non sono mai dalla mia parte in questi casi, a meno che no, non siano qui presenti. Nel qual caso può darsi, capita a volte questo miracolo, che le due persone sono abituate a vivere insieme così bene che continuano anche la loro scoperta insieme. Io conosco pochi casi del tipo, però può avvenire. Non si tratta ancora di fare, si tratta solo di farsi domande. Se tu scopri che la macchina è una prigione e inquina e ti esclude ed è un'arma e tra l'altro è fatta in modo, pensate come è stata pensata male questa bestialità. Chi è che prima della macchina poteva spostarsi in questo modo? Gli aristocratici, nella carrozza. L'aristocratico cosa fa? O è molto attivo, il cardinale Richelieu, oppure è molto ozioso. In entrambi i casi ha molto potere. Può permettersi di essere ozioso perché ha un sacco di soldi. Può permettersi di essere attivo perché ha un sacco di soldi. La macchina data a una persona che non ha tantissimi soldi e non ha tantissimo potere, che cos'è? È un'aberrazione. Tu sei chiuso lì dentro, come un aristocratico, ma non lo sei. È innaturale. Non si tratta di fare. Tu ti sei solo posto la domanda.
Adesso guardi la macchina, ti ricordi come la guardavi prima e vedi come la guardi adesso. Non hai la risposta sul cosa fare, eh? Non lo sai assolutamente. Tornare ai cavalli, andare a piedi, prendere solo tre, non lo so, non importa, non sono così intelligente. L'importante è che mentre guardo la macchina mi accorgo che io non sono più quello di un quarto d'ora fa. E come vedo diversamente la macchina, vedo diversamente il lago, vedo diversamente le sedie, vedo diversamente le persone intorno a me. E sono molto colpito perché io sono un altro. Sono diventato un altro. Con la domanda. L'esegesi ha questo enorme vantaggio della realtà, che senza leggere niente obbligatoriamente, dici però per sapere il matrimonio devo andare su internet. Sì, guardo su internet, non è un leggere quello, è guardare. Ma non importa che ti leggi Hegel, Kant, non importa, è complicato. Il modo così semplice, ponendoti domande, e io ne ho fatte pochi di esempi, si può continuare all'infinito. Perché le porte adesso sono rettangolari e nel Medioevo avevano l'arco? Me ne ho mai accorto. Perché il treno, non so se avete mai fatto caso, il treno va all'inglese, cioè la rotaia di destra viene in qua, la rotaia di sinistra va in là, vi siete accorti? Mentre sulle strade in Italia la rotaia di destra, la strada di destra va in là, la sinistra va in qua. Cioè, me non mi è accorto di questa cosa. Nel momento in cui te ne accorgi, tu diventi un altro. Un pochino col treno, tanto col matrimonio, tanto con lo Stato italiano, tanto con la macchina. E a forza di diventare un altro, hai una perdita continua di certezze. Prima avevi un sacco di certezze, ora non è più neanche una. Però un aumento vertiginoso di libertà e di curiosità. Ne va un po' di mezzo l'autostima, perché prima tu dici, ma io prima sapevo chi ero e mi stimavo, ho fatto 3 corsi, ho speso in tutto tipo 1300 euro, adesso ho un'autostima pazzesca basata su quello che sapevo. Se mi togli quello che sapevo, io 1300 euro li ho spesi per niente, perché l'autostima non ce l'ho più, perché non so più chi sono. Ecco, qui c'è un problemino sull'autostima, sapete che è un'idea buona, no? L'autostima inglese, self-esteem. Però quando viene applicata al fine commerciale diventa perde, no? Perde. C'è questa etica del profitto, ne riesco a parlare sicuramente, no? Attualmente l'Occidente è nei guai, secondo il Dalai Lama, secondo il Papa, secondo il Rabbino Capo dell'Italia, tutte le persone che pensano un po', l'Occidente è nei guai perché c'è il profitto. Sapete cos'è il profitto? Magari non lo sapete, però lo vedete continuamente. Il profitto è chi produce delle cose si pone come scopo che il maggior numero di persone gliele compri. No? Dice, è normale? No! Non è normale. In una società sana io produco delle cose per le persone a cui queste cose servono. Se tutte le persone a cui queste cose servono me le comprano, io sono ragionevolmente ricco. Non mi importa diventare ricchissimo, perché tanto la vita è quella. Se voglio diventare proprio ricchissimo, produco tanti tipi di cose che servono a tante persone. Invece adesso c'è, io produco una cosa che deve essere comprata dal maggior numero possibile di persone. Come faccio a ottenere questo risultato? Guardo come sono fatte le persone.
le persone mediamente non sono tanto intelligenti. Allora, se io faccio una cosa molto bella, non la capiscono. Devo farla bruttina. Però devo dire che è bella, ma non devo dire che è bella in modo bello, perché sennò quelli intelligenti non mi capiscono. Devo dire che è bella in modo bruttino. Se io faccio così divento molto ricco, fallo anche tu. Lo fanno tutti e per cui tutte le cose sono intorno sono bruttine. È terribile. E quelle cose che ti interessano, raffinate, eccetera, devono essere antiquariate. E vai a trovare da qualche parte. Però sei fuori dal mondo in quel modo. Nel profitto, che è quello che sta distruggendo adesso l'Occidente, no? Perché sapete che l'Occidente dal punto di vista economico è destinato alla fine, perché non si può produrre e vendere, produrre e vendere, produrre e vendere in continuazione. A un certo punto nessuno te le compra per la vendita. E allora finisce di colpo, bisogna produrre, vendere, inventare e cambiare, produrre, vendere, inventare e cambiare. È diverso, però inventare e cambiare non c'è più, c'è solo produrre, vendere da un po'. Allora, quando si entra in questa dinamica del profitto, anche le idee buone diventano stupide, bruttine diciamo. L'autostima, che era molto utile per i depressi, cioè tu prendi uno che ha cercato due volte il suicidio, non c'è riuscito, che ha problemi perché ha la prostata così, che ha avuto un tumore al seno, eccetera, e gli spieghi l'autostima, quello poi sta meglio. Però sono pochi. Per vendere l'autostima bisogna spiegare alla gente che ne hanno bisogno tutti. Per cui vai a prendere qualcuno che fa una vita normalissima e gli dice: stimati, così come sei. Sei mediocre? Fregati bene, stimati. E uno si stima. Ci mette un po', deve fare due corsi, perché dice: guardi, però io. Mi metto l'ite nel naso, fa niente, va bene così, stimati. Il primo corso non capisce, il secondo capisce, allora posso? Vai tranquillo. E uno comincia a costruirsi il suo mondo di autostima che ha una controindicazione. Se tu hai una buona autostima non puoi più fare niente, perché qualunque cosa tu fai ti mette in discussione, perché se tu fai qualcosa di nuovo vuol dire che quello che c'era prima non ti bastava. Allora c'è qualcosa della tua stima che ti mancava. Se no non avresti fatto la fatica di fare qualcosa di nuovo. Se hai fatto questa fatica vuol dire che prima non ti stimavi. E allora con i 1300 euro dove li metti? Ecco, l'autostima è un bel blocco di questo tipo. Perché tu ti autostimi perché sei immobile. Non fai più domande, non capi più. Invece se cominci a farti domande ti stimi pochissimo e continui a pensare: ma va che pirla, non me ero accorto prima, ma proprio scemo. E ti accorgi che parli di te al passato, il che è bellissimo. Ti accorgi che continui mese dopo mese, settimana dopo settimana, a fare la cosa più bella che esista, secondo me, che è avere torto. Ti accorgi che prima avevi torto. E non ti stimi per niente, perché dici: ma come? Per tutta la vita hai detto ti amo le persone, non spieghi cosa voleva dire. Ma che strazio! Adesso però, se tu pensi così di te, tu non sei più te. Sei un altro. Hai ottenuto un risultato che in psicanalisi ti costava 7-8 anni. A 3 sedute alla settimana, 60 euro a seduta minimo. Dopo diventavi un altro, poco, però diventavi un altro. E invece qui lo tieni pochi giorni. Diventi un altro. Come faccio a spiegarlo ai miei suoceri? Non spiegarlo.
Quindi devo mentire? Non necessariamente. Dopo un po' di pratica ti accorgi che le persone intorno a te si dividono in due tipi: i vivi e i morti. I vivi sono quelli che si interessano alla vita e quando vedono qualcosa di vivo gli si illumina lo sguardo, per cui ti sentono dire delle cose che per te sono vere, è una novità. Dopo un po' di pratica ti accorgi che le persone intorno a te si dividono in due tipi: i vivi e i morti. I vivi sono quelli che si interessano alla vita e quando vedono qualcosa di vivo gli si illumina lo sguardo, per cui ti sentono dire delle cose che per te sono vere, è una novità, e ti guardano con attenzione. Non sono la maggioranza. Poi ci sono i morti. I morti sono quelli che non capiscono. Sono degli oggetti, ma hanno la voce. Scrivono. Sembrano normali. Tu parli e se tu dici qualcosa che è fuori dal loro percorso di pensiero, non capiscono. Non si arrabbiano, semplicemente ti guardano e poi ricominciano dove sei interrotto la conversazione prima che cominciassi tu. Perché non t'hanno sentito, non hanno sentito. Se tu insisti e glielo ripeti 3 o 4 volte e poi fai il feedback, ripetimi cosa mi hai detto, cosa tu hai detto, si sperdono. Dopo 2 frasi vedi negli occhi memoria troppo piena. Le hai perse, non capisci più. Non va, l'ultima cosa da fare quando avete cominciato a farvi domande è insegnare al prossimo. Tempo perso in assoluto, vi garantisco, tempo perso. Prendi una persona, gli dici, magari gli vuoi bene a questa persona, gli dici: guarda, mi spiace che tu sia morto, non glielo dici così perché poi sta morto, però io ti posso richiamare alla vita. Se io mi ci metto, e ci metto qualche mese, io faccio in modo che nei tuoi occhi baleni ancora la scintilla della sensatezza, che adesso non c'è. Non serve a niente, perché la persona che vi ascolta, il morto in questione, capisce una cosa sola: che tu ti interessi a lui. Non capisce perché è bene, perché è morto diffidente, non capisce bene, però dice: potrei entrarne in qualche vantaggio. L'importante è perché si interessa a me, perché dice che io sono inerte. Allora la cosa principale perché continui a interessarsi a me è che io resti inerte. Lui si sforzerà, io guarderò con comprensione e approvazione i suoi sforzi, ma non cambierò di tanto così. Vediamo cosa riesce a insegnarmi. E intanto per te il tempo passa. Il vantaggio qual è? Nessuno. C'è un vantaggio microscopico che tu puoi vantarti un po'. Perché dici: tu non capisci, io capisco, ti spiego io. Sei perduto. Passa il tempo e poi c'è anche quella dinamica, non so se lo sapete, high energy, low energy, sapete come funziona? Non so se dirvelo perché è molto delicata. Allora, in base a un numero straordinario di studi, in Italia sono poco noti, però uno degli autori di The Secret, Canfield, è un bravo psichiatra americano che prima di The Secret aveva scritto tanti libri, però grossi così,
in cui parlava anche della dinamica high energy, low energy, e anche un altro che si chiama Gay Hendrix lì dentro, perché uno prende The Secret, non chiede cosa, no? Vede chi, più o meno, sulla copertina, e poi dentro legge qualche pagina, ma sa che chi l'ha letto dice che è bello, e allora è bello. Se invece guardi dentro, cominci a chiedere che cosa, perché eccetera, scopri chi sono. Allora, c'è questa teoria molto bella della high energy e dello low energy, cioè alta energia e bassa energia. Funziona così. Nei rapporti umani, in tutti i rapporti umani, nelle aziende come nei matrimoni, le persone sono di due tipi. Alta energia, bassa energia. Sono facilmente distinguibili. L'alta energia produce tanto e consuma tanto. Non consuma, richiede tanto. L'alta energia ha bisogno di tanto affetto, tanto sesso, tanto cibo, tante emozioni, però dà tantissimo. Il bassa energia produce poco e richiede poco. Purtroppo la natura umana è fatta in modo che l'alta energia da giovane si spaventa della sua alta energia e tende a farsi sposare dal bassa energia. Le unioni alta energia e bassa energia sono pressoché eterne. Pressoché eterne, perché poi alla fine uno muore. Scoprirete chi è. Uno muore, eh? Non due, ma uno solo. Fatta ipotesi. Come si fa a vedere in una coppia chi è l'alta energia e chi è il bassa energia? Facilissimo. Immaginate la coppia alle 3 di notte di un giorno tipico del fine settimana. Vedrete che uno dei due dorme profondamente, contento. L'altro è seduto sul cuscino e fa... Può essere trentenni, quarantenni, cinquantenni, sempre uguale. Uno dei due è a posto, l'altro no. Chi è l'alta energia, chi è il bassa energia? Il bassa energia è quello che dorme, perché richiede poco e produce poco. L'alta energia produrrebbe tanto, però richiederebbe anche tanto. E non c'è possibilità. Purtroppo nella vita normale avviene questo: il bassa energia prende energia dall'alta energia. Avviene in modo impercettibile, che l'abitudine rende impercettibile. Al mattino, mentre l'alta energia sta per uscire, il bassa energia dice scusa un attimo, gli mette una sacchetta qui e una piccola flebo. Al ritorno a casa l'alta energia non capisce perché è troppo nobile per queste cose. Al ritorno a casa, prima cosa gli toglie la sacchetta con la flebo e va un attimo di là. Poi dice, novità? E si nutre dell'energia dell'altro. Praticamente avviene così. L'alta energia rientra a casa con entusiasmo. Ha visto una cosa bellissima per strada e deve raccontarlo. Entra spinto dalla sua alta energia, il bassa energia cosa dice? Dice gentile giornale, e l'alta energia aspetta, nobile, cavalleresca, aspetta. Il telegiornale riprende, ho visto una cosa bellissima, già con più sforzo, perché la prima volta era lo slancio, ma deve rifare lo slancio. Cosa dice il bassa energia? Dirà quante esse bellissima, da fastidio, e così lo abbassa. È una tecnica raffinatissima che si chiama vampirismo, eh? Il non dare l'approvazione, non so se la conoscete. Il vampirismo
consiste in questo, è molto diffuso, vampiro è quella persona di bassa energia con la quale tu sei legato, o anche, diciamo, sei legato anche solo da uno sguardo per strada, che ti disapprova con una tecnica finissima. Praticamente ti guarda e fa... No, così è troppo visibile. Ancora più... No? In modo che tu... Prima stavi bene, poi quello che ti ha fatto così... Scusa un attimo. Cioè, perché? Cosa viene? È una trappola, no? Cioè, lui dice... Non ti approvo entusiasticamente... Così il tuo campo vitale prima era, mettiamo, 1000, l'orizzonte più di 360 gradi, avevi 1000 gradi di orizzonte, in quel momento boom, si concentra tutto su di lui. Lui tiene l'orizzonte grande, 360, tu hai il culo su di lui, vedi solo lui. Lui vede anche il resto, tu vedi solo lui, perché non ti approva. Ti, tra virgolette, mangia energia, nel senso che la fa convergere su di te, su di sé. Lui intanto la sua energia è normale, per cui domina la situazione. È la tecnica della bassa energia, così. È terribile perché distrugge le aziende. Quando in un'azienda c'è un bassa energia, l'azienda ha un calo di rendimento. Può essere anche, non il capo, può essere anche un dirigente qualsiasi. Infatti Hendrix, uno di quegli autori, lo specialista, è un cacciatore di bassa energia. Cioè lui viene pagato tantissimo in America perché, per esempio, non so, la Motorola ha un calo di vendite, chiamano questi qua, questi arrivano e scoprono la bassa energia, lo fanno cacciare via, la Motorola vista risale su di colpo. Si chiama corporate psychology, la psicologia delle grandi aziende. La persona che tu vorresti salvare spiegandogli le cose è un bassa energia. Non ti approverà mai. Guarda Gesù, che brutta fine che ha fatto a spiegare le cose alla gente. L'hanno fatto fuori, democraticamente, hanno fatto un referendum alla fine. Gesù o Barabba? Chi salviamo? Barabba, Barabba. Oh, è molto antidemocratico il Vangelo. Dice la democrazia, guarda cosa porta. Perché una persona nelle sue certezze che lo tengono basso non vuole essere disturbato. Se tu sei così ingenuo da disturbarlo, lui tira fuori le tecniche di bassa energia e ti tira giù. Nella vita normale, semplice, rapporti coniugali, aziendali, eccetera, capita a volte che l'alta energia voglia quello che si chiama lo showdown, cioè mettere le carte in tavola, arrivare a un chiarimento per cambiare la situazione. Avrete visto qualcuno che fa questo, che una sera dice così non va, con aria sempre cavalleresca e stupida, perché è tipico dell'alta energia essere ottuso, no? Proprio queste cose. Perché non può, perché è ottuso? Perché non, l'alta energia non può ammettere che le persone accanto a lui siano di bassa energia. Quindi si fa fregare sempre. Allora dice, così non va. Perché la media per stare bene insieme è 60. E tu sei a 38. Io sono a 82, tu sei a 38. Devi mettercela di più. Cosa dirà il bassa energia? Forse qualcuno di voi ha esperienza da questo punto di vista. Il bassa energia a quel punto, primo segnale, toglie il contatto visivo. Cioè non ti guarda più negli occhi. Dice no, ma non è vero, io faccio tutto il possibile. Atteggiamento si chiama negative defensive, negativo difensivo. Allora l'alta energia che si fa? Insiste e dice no, non è vero, lo richiama la realtà, ingenuamente, dice bisogna che tu cambi, mi hai capito?
bassa energia mette, e l'alta energia va a dormire, cioè va quasi a dormire tranquillo. Il giorno dopo, la terribile sorpresa che lo aspetta è che se il giorno prima il bassa energia era 38, il giorno dopo il bassa energia è 29. È sceso. Perché è sceso? Perché è più ottuso, lento e meno reattivo di prima? Perché semplicemente ha capito che tu lo tolleri a livello 38. E allora può ritagliarsi un margine in più. Tentiamo il 29, magari mi tiene lo stesso. Perché è sceso? Perché è più ottuso, lento e meno reattivo di prima? Perché semplicemente ha capito che tu lo tolleri a livello 38. E allora può ritagliarsi un margine in più. Tentiamo il 29, magari mi tiene lo stesso. Allora tu gli rifai il discorso. Dici: così non va bene. Prima era 38, adesso è 29. Ma guarda il modo di fare. E lui pensa, prende nota e dice: mi tollera 29. Tu pensi di avere una buona strategia perché pensi arriverà a zero. Quando sarà a zero sarà con le spalle al suolo e non potrà scendere più giù. Non calcola l'alta energia che quello scava. Arrivato a zero scava il buco. Per cui tanti vostri conoscenti, non so se mi spiego, li vedete in casa sdraiati per terra che parlano al buco. Cosa fai? E l'altra è dentro. Poi uno dei due muore. Muore proprio, non è che muore. È l'alta energia, perché il bassa energia spende meno. Bassa energia risparmia. L'altro spende sempre di più, alla fine la posizione stessa lo porta a qualche malattia. Lui muore. E lì è andata così. Non fate quella fine lì. Io per tanto tempo ho sperato che i bassa energia fossero redimibili. Non sono redimibili. L'unica cosa che non ho capito bene è se bassa energia sa di essere bassa energia o no. Non sono sicuro. A proposito, non è che si nasce così, eh? Dipende dalle relazioni che tu hai. Per esempio, tu sei un'alta energia con questa persona, può darsi che con un'altra persona tu sia un bassa energia. Per questo la tecnica migliore con bassa energia di solito nei rapporti o professionali o coniugali è licenziarlo. Cioè ti accorgi che il bassa energia è lui o lei e gli dai da quel momento 6-7 ore. Più tempo gli dai e più rimpiangerai di avergliene dato. È una regola fissa. Quando lui poi se ne va, nel giro di poco tempo è possibile che diventi un'alta energia in un'altra situazione. Per cui liberi te e liberi lui. Nella vita intellettuale, invece, quando cominciate a farvi le domande, non pensiate di contagiare qualcuno. Vi accorgete dallo sguardo, ripeto, se sono vivi o sono morti. E c'è un versetto del Vangelo terribile che a leggerlo si resta di stucco, poi dice: ma come? Ma non era bravo Gesù? Biondastro, magrolino, gentile, col visino così un po'. E invece da questo versetto risulta che era un tipo, insomma, abbastanza duro. Perché a un certo punto, sapete, dice: lasciate che i morti seppelliscono i loro morti. Che non è più sta roba. E a chi la dice? La dice a un tizio che si avvicina e dice: Signore, ti seguirò dovunque vuoi, ma permettimi prima di andare a seppellire mio padre. E Gesù dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Che è una bella botta, eh? Perché uno si accorge che c'è qualcosa che sembrava assolutamente logico nella nostra religione,
e che non lo è affatto. Qualunque sia la religione in cui appartiene, qualunque sia, ma intenderà che morti, cioè mica i fantasmi seppelliscono, no, mica per morti lì, cioè lascia che le persone morte si occupino di quello che è morto, non disturbarli, non ammazzarli, non cercare di cambiarli, sono così, e se cerchi di cambiarli ti tirano giù, non cascarci. Cosa ci si guadagna a dividere il mondo in morti e in vivi? Tra parentesi, che diritto ha? Ma nessun diritto, specialmente se parlo con lui e non mi capisce, non ci parlo più. Cioè parlo con lui di quello che vuole lui, ma non di quello che voglio io. E capisco la differenza. Cosa avviene? Avviene che il numero di cose nel mondo aumenta. Non ci sono più soltanto i semafori, i lampioni, le macchine. Ci sono anche quelli lì. Se però tu sai che sono morti, che non fanno male a nessuno in quanto tali, ci puoi girare intorno. Anzi, può essere utile. Non sa dove appoggiare la bicicletta, la appoggi a uno qui lì. Tanto sta lì per dire. E loro hanno queste loro capacità. Quindi nessuno mi dirà bravo perché io gli faccio le domande. Nessuno. Guarda che nessuno ti dice bravo se tu digerisci bene, né? Se tu dici oh, oggi ho digerito che è una meraviglia, oppure io respiro benissimo, e chi ti ascolta dice sono fatti tuoi, io c'ho la tosse. Se tu respiri benissimo, prima di tutto non ti accorgi neanche di respirare, e sapete che il dente uno si accorge di averlo quando fa male, quando non pensa mai al dente vuol dire che sta bene, no? Così anche il resto, non puoi aspettarti dagli altri congratulazioni perché tu sei sano, perché tutto gli dà fastidio, secondo non lo capiscono, terzo pensano che siano fatti tuoi e che tu non sia un elemento probante. Il fatto che tu stia bene non vuol dire che si possa star bene, sei solo un'eccezione. Poi quando pare non si capisce cosa dici, non so, fai dei discorsi sulle macchine, sul matrimonio, chi capisce la roba? Non ti capisco. L'esegesi funziona così. Naturalmente finché lo fai in privato va tutto bene. Quando cominci a farlo in pubblico, in alcuni territori minati come le religioni, può essere complicato. Io pensavo, speriamo che mi vada bene. Nel senso, in altri secoli, al primo DVD ti facevano fuori. No? Siamo al terzo, e per adesso tutto bene. Perché questa tecnica qui, applicata alle scritture, riserva tutta una serie di sorprese. Tu sei abituato a sapere, per esempio, vediamo da cosa si può cominciare perché è talmente ampio il campo. Ecco, per esempio, che all'inizio della Bibbia Dio creò il cielo e la terra, no? In principio, lo sapete tutti, no? In principio Dio creò il cielo e la terra. E uno dice, è una bella cosa questa. Perché è una bella cosa? Perché corrisponde a quello che mi ha detto tutti, chi? Il prete, il rabbino, eccetera. Quando? È prima. Quindi siamo a posto, perché è a posto, chi è a posto, già le domande principali sono. Se tu gli dici che cosa vuol dire,
ti accorgi che la persona ti guarda con aria sospetta. Come vuol dire? Vuol dire che in principio Dio creò il cielo e la terra. In principio quando? Non so. Allora, creò, cosa vuol dire creò? Che l'ha fatta. Come l'ha fatta? E ti accorgi che la persona che parla con te, e che magari è un super credente, non sa. Se poi entri un po' più nei dettagli, gli dici, ma com'è quella storia della mela nel paradiso terrestre? No? Dio mi risulta che è onnipotente, giusto? Onnisciente e buono. Ci siamo, no? Se non è onnipotente non è Dio. Se è onnipotente sarà onnisciente, cioè sa tutto. Com'è possibile che a un Dio onnisciente gli fregano della frutta? Dov'era? È andato via. Poi si arrabbia. Cioè, sti due tizi, appena arrivati tra l'altro, perché sono appena nati, no? Sono due serini così, e gli portano via un po' di frutta. Cosa diventa talmente arrabbiato che gli scatena contro una maledizione terribile che dura ancora adesso. E questo sarebbe buono? Non capisco. Ma poi, perché si è arrabbiato? Per la frutta non ci credo. Mi hanno sempre spiegato che lui si è arrabbiato perché, non per la frutta, cosa gliene frega Dio della frutta, ma perché per frutta si deve un'altra cosa. Cioè, due appena nati, maschio e femmina, come minimo in costume, ma anche senza costume, lasciati da soli, cosa vuoi che abbia fatto? Ah, quindi è una cosa sessuale. Eh sì, la mela rappresenterebbe una cosa sessuale. E Dio si è arrabbiato. Perché si è arrabbiato? Non l'aveva detto lui, crescete e moltiplicatevi, devono pur cominciare. Il primo capitolo dice crescete e moltiplicatevi della Genesi. Il secondo capitolo si arrabbia per quella storia lì, per un peccato presentato come sessuale. Se fate questa domanda a qualsiasi credente, cristiano, ebraico, islamico, vi costa cara, perché lui vi ritiene persone estremamente antipatiche, provocatori, che non capite tra l'altro ottusi e terribilmente irritanti, e non pensava che voi foste così. E comunque quando parla di voi dice quello lì. Il fatto è che lui non sa rispondere. Perché non sa rispondere? Perché le domande perché e cosa non sono mai passate per un momento. Solo che per questi versetti qui non avete idea quante persone ci hanno lasciato la pelle. Perché quando una persona non sa qualcosa, non sa spiegarla, ci vuole pochissimo litigare con un'altra persona che non sa quella stessa cosa e non sa spiegarla. Mentre se uno comincia a farsi domande, aumenta la possibilità che i due lo discutano fruttuosamente o addirittura vadano d'accordo. Allora, parlare di queste cose, fare esegesi sui testi, vuol dire far venire fuori quello che non si vede. Certo, sui testi è un po' più difficile che sulle macchine. Sulle macchine basta che la vedi. Sul testo bisogna andare a prendere la lingua antica. E lì ci vuole un po' di pazienza. Però non è così difficile. Una volta hai capito come funziona, tiri fuori il significato. E avviene la stessa cosa. Tu cominci a studiare questi testi chiedendoti perché, che cosa, il chi lasciamolo stare. Per esempio, chi ha creato il mondo? Dio. Che cosa è Dio? Non lo so. Perché non lo so? Perché non si può sapere. Questo è il cattolicesimo puro. Che cos'è Dio?
Non lo so. È impossibile saperlo. Qualsiasi bambino qua dice c'è qualcosa che non capisco. E questo è sospetto. Qualsiasi adulto dice quando sarai grande capirai. Guardate che poi dappertutto c'è questa differenza bambini adulti enorme. Per esempio, quando si fa il presepe, vi sarà capitato il bambino che dice perché c'è il bue e l'asinello? Questo è un bambino che la prima volta che lo fa, la seconda, la terza, perché c'è il bue e l'asinello? E il papà cosa risponde? Perché quelli c'erano. Vi sarà capitato il bambino che dice perché c'è il bue e l'asinello? Questo è un bambino che la prima volta che lo fa, la seconda, la terza, perché c'è il bue e l'asinello? E il papà cosa risponde? Perché quelli c'erano. E il bambino dice perché c'erano quelli? E il papà dice per fare caldo al bambino, giusto? Allora si ritorna al punto A. Ma perché per fare caldo al bambino c'erano proprio un bue e un asino? Il papà dice chiedilo alla mamma. La mamma ha da fare. Poi si può dire chiedilo al prete che dice poi te lo spiego. Però non arriva mai. Interessante, eh? Perché basta che te lo chiedi, basta che te lo chiedi. Tu te lo chiedi e aspetti. Perché il bue e l'asino? Passa un giorno, passa l'altro, poi passando la libreria della stazione vedi un libro sull'Egitto. E ti colpisce il libro sull'Egitto. Che è una bella copertina, non ci ho mai pensato, di leggere la Ida, no? Poi prendi il treno e in treno accanto a te ci sono due persone che parlano di cose egiziane. Tu non intervieni, però dici il libro sull'Egitto e persone di cose egiziane. La volta dopo, siccome ti torna in mente questa cosa, lo compri il libro sull'Egitto. Che cosa trovi? Trovi che nell'iniziazione egiziana i due esseri divini che proteggono l'iniziazione sono la dea Hathor, cioè la forma bovina. Hathor vuol dire la casa di Horus, che sarebbe il bambino che nasce, e anche il dio degli ostacoli che si chiama Seth. Il dio Seth è sempre raffigurato sotto forma di asino. Ci sono tutti e due perché? Perché nell'iniziazione, come nella macchina, ci vuole l'acceleratore e il freno. Se c'è solo il freno non vai da nessuna parte, se c'è solo l'acceleratore non puoi guidare, giusto? E lì ci vuole quello che capita durante l'iniziazione. Non è mai a caso. Se tu per esempio incontri degli ostacoli, dura tanto l'iniziazione, quegli ostacoli sembrano ostacoli, ma non sono ostacoli, servono a farti diventare più forte, durano tutto il tempo che devono durare perché tu sviluppi i muscoli giusti per proseguire. Questo è Seth. E come mai sono presenti il bue e l'asinello? E poi resti molto colpito a sapere che, alla pagina dopo, vedi che Horus, Oro, cioè il simbolo dell'iniziato rinato, quando ha il suo compleanno, è il 24 dicembre. Però ce l'ha 3000 anni prima di Cristo. E dice, ostre. E ci resti di stucco. Chi cerca trova. Se non mi fossi chiesto perché c'è il bue e l'asinello, non avrei visto quel libro. Ma questo vuol dire che c'è una parte di me più grande che ha sentito la mia domanda e mi ha fatto vedere il libro e mi ha invitato a comprarlo? Sì, non ci posso credere, non crederci. Non ha nessuna importanza se ci credi o no. Il fatto è che funziona.
poi naturalmente dopo un po' ti accorgi che a forza di domande non appartieni più a nessuna religione, perché non ti vuole più nessuno. Però non sei cattivo, cioè non è che dici bisogna bruciare tutti questi preti, bisogna diventare atei eccetera, assolutamente. Sei interessatissimo a tutte, ti piace questa e quest'altra. Non senti più il conflitto perché non pensi più al chi, pensi al cosa, cioè non pensi più chi pratica questa religione, ma pensi che cosa mi dà. E sul cosa ti dà tutte sono generosissime, tutte. Per dire, anche Dioniso appena nato nasce in un cesto, eh? E anche lui nasce il 24 dicembre, solo da Dio. E questo ti fa sembrare che la religione greca scomparsa sia utilissima. La religione ebraica, di cui tutti parlano molto male, invece è meravigliosa. La religione cristiana contiene tutta una serie di cose che purtroppo i cristiani non sanno, che tu cominci a scoprire e che diventano interessanti. Certo, l'unica cosa che perde interesse sono i sacramenti, perché quello obiettivamente, se siete molto osservanti, vi parlo di questa controindicazione, perché nei sacramenti, che pure è una cosa importantissima del cristianesimo, ti accorgi che lì c'è proprio la trappola, no? Per esempio, pensate la comunione, no? Tanti di voi l'hanno fatta la comunione, no? Perché si chiama comunione? Risposta: perché si chiama, sempre chiamata così. Risposta al passato: perché si chiama comunione? Perché il prete dice che si chiama così. Chi? Però se poi cerchi, dici, ah, perché si chiama? Ci pensi e poi arrivi a scoprire che si chiama comunione, perché è il momento in cui il bambino, adolescente, viene preso nella comunità. Prima lui non poteva venire a mangiare il corpo di Cristo, doveva stare a guardare che lo mangiavi tu, giusto? E stai lì a mangiare. E lui adesso invece viene accolto nella comunità. Chi di voi ha fatto la comunione, maschio o femmina, si ricorda che c'è il vestitino della comunione, giusto? Che di solito per i maschietti, almeno ai tempi miei, era un completino, giacca e pantaloni. Non so se è ancora così adesso. Dipende dal favore. Le tuniche addirittura. Sperando che aumentino le vocazioni. Ai tempi miei era il completino, o con i pantaloni corti e i pantaloni lunghi, ma era il primo completino, il famoso vestitino della comunione. No? Perché voleva dire che cominciavi a diventare adulto, in piccolo. Erano molto brutti i bambini con i completini. Abituati con i calzoni corti, si aveva queste piccole giacche che non si dovevano portare, per cui si avevano le giacche. E le bambine in abito da sposa a quel tempo. Giusto? Si usa ancora l'abito da sposa. Comunque voleva dire, quello è il tuo destino. Non pensare di scamparla. Cioè, ti facciamo crescere apposta perché c'è bisogno. Ecco, se poi ci pensi un po' a questa cosa, dici, ma non è giusto. Cioè, il bambino a quell'età è l'età in cui comincia a fare domande serie. Non devi tu pigliarlo nella comunità e metterti i vestitini tuoi. Dovresti ascoltare lui. Dovrebbe lui dirti le cose. Non tu che lo prendi, sei uno di noi, ma tu che seguendolo impari a non essere più uno di loro.
Quello sarebbe bello, ma non avviene. Non avviene. Anche nel battesimo. Il battesimo tutti quanti sono intorno e lo accolgono. Quello è uno nuovo. Quello è uno che cambia il mondo. Perché lo fai diventare normale col battesimo? Però questo è un discorso che poi viene fino avanti dopo. In ogni caso, non è un discorso pubblico. Non andate in giro a dirle questa cosa. Perché mancherebbe la premessa. Se non gli fate le premesse che facevo prima io, mi prendono per, o per gente che è veramente strana, o per gente che è provocatrice. Ed è difficilissimo che vi approvino, anche che vi capiscono. Ma è talmente grande il vantaggio che si ottiene dal punto di vista della vita vissuta che mi sento di consigliarvelo nonostante i rischi e le controindicazioni. Uno dice, ma io ormai ho 54 anni, cosa vuoi di voler fare queste cose? Ancora non avessi 30, perché qui ho capito che lo scopo di questa discussione qui è di cambiarmi un po' la vita, giusto? Giusto. A 54 anni cosa vuoi cambiarmi la vita? Cioè cosa faccio dopo? Rimpiango? No, è un conto sbagliato. Perché anche la parola anni e anche la parola 54, chi ti dice che sia vero? Chi ti ha mai detto che un anno dura un anno? E che è fatto di mesi, che sono fatti di giorni, che sono fatti di ore, che sono fatti di minuti. Ma chi lo dice, Strabo? Tu lo sai chi lo dice? Tutti? Sì, ma perché? E che cosa vuol dire? E che cosa è vero? Guarda un po' sul solito internet su cosa si basa l'idea di ore. E perché noi ne abbiamo 24 e altri popoli non ce le hanno le 24 ore? E ti accorgi che una delle cose più, secondo tutti, più indiscutibili che esista è il tempo. E se ragioni col chi e col perché al passato funziona. Ma se ragioni in base al cosa, ti accorgi che non è vero niente. Che ci sono delle ore che passano che neanche ti accorgi. E ci sono delle ore che sono lunghe dei mesi. Non è vero che sono tutte uguali le ore. E neanche gli anni. E in tanti anni che sono passati, tu non eri mica tu. Quindi, quando guardi sull'elenco, quando guardi sulla carta d'identità, quanti anni hai? Ragioniamoci un pochino sopra, perché non è mica sicuro che la data sia quella. Cioè non è solo la differenza tra l'anno in corso e l'anno di nascita, eh? Bisogna essere un po' più precisi. Qui si tratta di vita. Allora, alcuni di questi anni io c'ero e altri anni non c'ero. Io per esempio negli anni tra i 21 e i 28 posso essere sicuro al 100% che non c'ero. Non mi ricordo niente di quello. Poi a 28 mi sono ritrovato perché a 26 mi hanno sposato. Ma io non mi ricordo come ci sono sposato. A un certo punto, visto che a 28 sono sposato, io ricostruisco mentalmente, ma sento che è artificiosa la ricostruzione. Io non c'ero e dalle mie foto si vede anche che io in quegli anni non c'ero, non ero io. Poi ci metterei anche gli anni, lì ne vengono fuori almeno 4-5 tirate fuori tra le medie e il liceo, le ore di noia a lezione, che non c'era, che eri via, non c'era, avevi staccato
contatto, l'abbonamento non segnava, come con la chiavetta, lì era stata disattivata, per cui non vale. Quindi 28 meno 21 sono 7, più 4 sono già 11. Poi si mettono alcune vacanze con i genitori, che anche lì non c'ero, cosa che presente. Insomma, io ho fatto il conto che ne avrei 38 adesso. Quei 16 avanzati non sono buttati via, perché c'è questa bella idea. Gli anni che sono avanzati, la differenza tra la tua età reale e l'età che dice il comune, che per me è 16, diventa un coefficiente. Cioè, quando tu hai fatto questo conto, dopo qualsiasi minuto tu ti accorgi di vivere, lo moltiplichi per 16 anni. Per cui, dopo fatto questo conto, un caffè diventa una roba pazzesca, perché lo moltiplichi per 16 anni. Gli anni che sono avanzati, la differenza tra la tua età reale e l'età che dice il comune, che per me è 16, diventa un coefficiente. Cioè, quando tu hai fatto questo conto, dopo qualsiasi minuto tu ti accorgi di vivere, lo moltiplichi per 16 anni. Per cui, dopo fatto questo conto, un caffè diventa una roba pazzesca, perché lo moltiplichi per 16 anni. Diventa, acquista tutto un sapore straordinario. Guarda che la mente umana è strana, a un certo punto si ammala e muore perché gli hanno detto che bisogna far così, perché non sarebbe giusto, cioè non è regolare, tutti fanno così, devi fare così. È bello in ebraico, in ebraico moderno, per dire per esempio che io ho 54 anni, non si dice io ho 54 anni, si dice io sono il figlio di 54 anni. Bello, eh? Vuol dire 54 anni, non so cosa sia, sono passati. Io sono io, che viene dopo quelli lì. Magari non sono ancora nato. Io nasco dai miei anni. In italiano io ho e li porto dietro. L'inglese è il più brutto di tutti. I am 54, io sono 54, più terribile, ti limita nell'essere, no? Anche qui lo scopri se cominci a farti le domande. Questo è un po' il contenuto del discorso che volevo fare. Spero di avervi messo nella mente un sacco di cose che vi dimenticherete per qualche giorno, perché capita sempre, spesso, perché uno se li dimentica per una settimana, poi tra un paio di settimane gli viene in mente, ma chi? Tutti quanti erano chi? E pensa ad averlo pensato lui, e allora è convinto, più è più convinto di questa cosa. Se invece pensa, l'ha detto quello là, magari dice il suo parere, invece poi lo pensate voi è meglio. Però vi raccomando, la cosa importante, non cercate di convincere gli altri, perché è tempo perso ed è pericoloso. Intendevo, nel momento che uno fa una traduzione di un testo così complesso, presumo, non so, la identica semplice, perché probabilmente comprende la lingua, ma è l'interpretazione che lei fa di, non so, di una determinata parola, lei la interpreta come un uomo del 2011, e questa parola ha lo stesso significato di quello che poteva avere quando è stata scritta quella parola, o è tutto una parola simbolica? Cioè, per me è sempre stato un po' un dilemma il discorso della traduzione.
Dunque, è un grosso problema, Allora, è diverso il discorso del greco e dell'ebraico. In greco, il Vangelo è greco, poi tradotto in latino, non è mai stato scritto un Vangelo in ebraico. Si vede che chi ha scritto il Vangelo parlava greco, bene anche. Il Vangelo in greco appartiene a una mentalità strana, che è cominciata forse un po' prima di Gesù, nel primo secolo avanti Cristo. Con Gesù ha avuto una forte propulsione. Gesù non si sa cosa sia, comunque intorno al 30-40 prima della risurrezione di Gerusalemme c'è stato un movimento particolare. Gesù vero o non Gesù vero non si sa. Sapete che nella crocifissione sono tre, no? Gesù con i tre ladroni, e con i due ladroni, e Gesù dice quella frase: oggi sarai con me in paradiso, che nessuno sa spiegare cosa vuol dire in modo comprensibile. Ti buttano e dice: beh, vuol dire che sarai in paradiso con lui. Ma cos'è il paradiso? Non lo so. Quella frase vuol dire: da oggi, da subito, da adesso, non faranno più differenza tra me e te. È una delle ipotesi che c'erano anticamente, che filtrano nei Vangeli, che Gesù fossero tante persone, tanti maschi e tante femmine, e che Gesù si chiamasse quello che li univa. Però questa è un'altra cosa. Comunque, sicuramente in questa particolare atmosfera, interessantissima, del primo secolo, la gente parlava in modo strano, avevano anche un'estensione psichica diversa, parlavano altre lingue senza saperle, eccetera, eccetera. All'inizio del secondo secolo, 110, 120, 130 dopo Cristo, delle persone che non si conoscevano tra loro cominciano a scrivere dei Vangeli. Questi Vangeli sono molto simili tra di loro. È interessante che sono stati scritti tre generazioni dopo Gesù, quando in Gerusalemme non c'era più neanche traccia, neanche l'ombra, cioè non c'era neanche più nessuno che si ricordava com'era Gerusalemme, perché sarà distrutta nel 70 dopo Cristo. Questi Vangeli cominciano intorno al 100-110 e ti trovi davanti a una coerenza. Questa coerenza è una teoria, nel senso che funziona fino a che funziona. Se io tra 10 anni scopro, o tra 5 anni, tra 2 anni scopro questa coerenza qui ha dei difetti, mollo e riscrivo. Dicendo, guardate, ho sbagliato, beh. Però finché funziona, funziona. Come la teoria della relatività. Funziona, produce risultati, va bene. Questa teoria è migliore di un'altra. Perché è migliore di un'altra? Perché spiega di più. Allora, questa teoria del linguaggio del Vangelo, che spiega in questo modo, spiega più cose del Vangelo? Sì, basta. Ma mi cambia ragione, non mi interessa. Il testo è quello, la ragione è un'altra storia. Naturalmente cambia moltissimo, Per l'ebraico è diverso. L'ebraico è un gran casino, perché è una lingua con i suoi tabù, ha tanti tabù. Se guardate su internet, per dire, e se su internet poi vi interessa e comprate i libri di filologia, troverete una cosa strana, che nessuno sa come sia arrivata a questa lingua. Cioè tutti sanno di tutte le lingue da dove arrivano, come sono evolute, e questo non sa. Si sa però per certo che questa lingua non era parlata. Cioè al tempo di Mosè, la gente non sapeva leggere la Bibbia, non lo capivano. Al tempo di Gesù non sapeva leggere la Bibbia, parlavano aramaico. Dopo ha parlato aramaico, giudaico arabo, giudaico romano, i dici, tutti i tipi, eccetera. Poi l'ebraico, che era una lingua sacra, a un certo punto, grazie a delle personalità straordinarie dell'Ottocento, si è cominciata a parlare, no?
Adesso in Israele parlano ebraico, ma è un bello esperimento linguistico che è riuscito, perché è come se a Roma parlassero latino. Un po' modernizzato, per esempio, per dire centro commerciale non c'era il termine, adesso si chiama camion, dal verbo che vuol dire comprare, compratoio sarebbe. Indagando questa lingua si vede che c'è un punto che arriva a sovrapporsi con l'egiziano, che è geroglifico, no? Il geroglifico. Cosa vuol dire geroglifico? Quando cominci poi a scoprire la lingua geroglifica si ha una forte impressione, perché come la chimica, noi diciamo acqua per dire acqua, però la parola acqua è un suono collegato all'idea di acqua. In chimica si dice H2O e nella scritta H2O vuol dire due atomi di idrogeno e di ossigeno. Ecco, l'egiziano antico è come se fosse tutta chimica, per cui per dire vetro c'è la formula del vetro, però non chimica ma mentale. Per dire padre c'è la formula di padre, tutto fatto con i disegnini. L'ebraico sembrerebbe derivato direttamente da quella lingua. È impressionante l'ebraico, perché per esempio per dire padre si dice in ebraico antico Ab. Ab, Aleph, B, vuol dire, Aleph vuol dire la capacità, B vuol dire formare una famiglia. Quindi Ab vuol dire quello che ha la capacità di formare una famiglia. Per dire figlio si dice Ben. B vuol dire famiglia, N vuol dire prodotto. Prodotto di una famiglia. Per dire acqua si dice Maim. M è orizzonte, I è quello che si vede. Praticamente acqua e quando tu stai vedi l'orizzonte liscio. Tutto così. Si vede che è una lingua di sapientissimi, come potrebbe essere la chimica, e se provi a tradurre la Bibbia in questo modo, vedi dei significati che non si vedevano prima. Perché per esempio Cain non vuol dire più Cain. Cain diventa un significato preciso, e Abel lo stesso. Caino e Abele, uno pensa Caino cattivo, Abele bravo. Però Caino ammazza Abele, Dio non fa niente, si arrabbia, però non gli fa niente a Caino. E Caino dice, e se ne va via. Dice, tu non puoi più, adesso faccio niente. E dice, sì. Però ci tenevo io a Abele. Dice, mi spiace. Vedendo bene come è scritto, Cain vuol dire, in ebraico, quello che vuole conquistare. La stessa origine di camion. Abel, in ebraico vuol dire fumo, cosa fragile. E uno leggendolo in questo modo, poi col testo, scopre che Caino e Abele non sono due fratelli, ma sono due parti di ognuno di noi. C'è in noi la parte fragile Abele, che è quello che è aiutato da un certo tipo di Dio, che tiene a posto le greggi, che vuole che tutto stia come era prima. E c'è in noi la parte Caino che vuole andare lontano. Il testo dice, non possono andare d'accordo, non tentare. Fai in modo che il tuo Caino ammazzi Abele, perché sennò sei bloccato. Dopo preparati alle conseguenze, che non sono leggere, però deve avvenire. Letto in questo modo si forma una coerenza. Coerenza vuol dire, io riesco a spiegare questo testo in modo che non ci sia contraddizione, e che non scappo via dicendo devi crederci perché sennò ti brucio.
Può essere vero, può non essere vero, ma si valuta in base, come abbiamo tutte le teorie, se funziona. Può anche darsi che ci siano, nella filosofia della scienza, sono delle teorie che non sono vere ma funzionano. Per esempio, alla domanda, è nato prima l'uovo o la gallina? La risposta della biologia è, non lo so. Questa teoria è perfetta, perché si autodefinisce. Come fai a dimostrare che non lo sai? Non lo so. Questa teoria bisogna dimostrarla. Tu dici, l'energia è il quadrato, devi dimostrare che è vero. La risposta alla domanda è nato prima l'uovo o la gallina è io non lo so, dimostralo, pronti, non lo so, bravo, finito. Questa teoria è vera. Invece io dico, è nato prima la gallina. Per dimostrarla io faccio una fatica terribile che coinvolge la storia della biologia, la creazione del mondo, la chimica, la biochimica, la genetica, tutte queste cose. La prima teoria, che è dimostrabilissima ed è vera, perché dice non lo so ed è vero non lo sa, non produce niente. È vero. La seconda teoria, che è assurda, una fatica terribile per dimostrarla, e non è neanche sicura la dimostrazione, però mentre la dimostravo ho scoperto 18 cose e ho creato 18 industrie. Per cui nella scienza ci sono teorie vere, inutili, e teorie avventurose, utilissime. È anche possibile che una teoria sbagliata sia più utile di una teoria vera. L'importante è quello che ti cambia. Questo è il senso. Certo, personalmente ti cambia la carriera. Perché se adesso io dicessi ritorno all'università, mi prendo il calcio da sedere immediatamente, proprio neanche un secondo proprio. E non importa, perché ti sta molto meglio fuori. Altre domande? No, poi è tardi. Allora, vi ringrazio tanto e a presto.